Intanto vorremmo ringraziare la presenza del capitano, il dottor Caravani Colomari, direttore generale dell'ASL, che è stato benvenuto stasera. Grazie, direttore, per la presenza. 7 dicembre 2004, ore 9 del mattino. Il campanello suona, sono due uomini della polizia stradale che mi dicono: Emiliano ha avuto un bruttissimo incidente ed è morto. 13 maggio 2015, ore 21:50. Quel trillo è sempre più fermo, assordante nelle mie orecchie. Quanto dolore, quante sofferenze da quel brutto giorno. Niente è più uguale a prima. Si cerca di sopravvivere perché vivere è molto difficile. Ma come succede spesso dopo questi terribili episodi, alla famiglia, ancor più a me come mamma, si è aperto un mondo che io non conoscevo, il mondo ultras. Al funerale di Emiliano, celebrato all'interno dello stadio, nella disperazione più totale, ho abbracciato tante persone ed ancora oggi, quando li incontro, mi riconoscono e dicono: «Ciao, mamma di Emi!». Nel trascorrere di questi 10 anni dalla sua morte, tanti progetti sono stati realizzati. Gli amici, tutti, ci hanno dato una mano a portare avanti i suoi ideali. Il Comune di Empoli ci ha sempre sostenuto e patrocinato le nostre iniziative. Infatti, dall'intitolazione della maratona, che porta il nome di Emiliano, alla scuola del tifo, sempre è stato presente e ci ha supportato. La società dell'Empoli Calcio, sempre disponibile con i suoi giocatori, che sono anche i nostri, il premio di stasera è la conferma. Un ringraziamento mi preme ricordare anche l'onorevole Dario Parrini, che per alcune, diciamo, per delle esigenze di votazione non è presente, però che ha telefonato alla famiglia e ha detto di salutarvi tutti quanti. Io vi ringrazio, come ho ringraziato la sera del suo funerale. Vi ringrazio come solo una mamma può fare, perché è il cuore che parla, è il dolore, la mancanza tremenda della sua presenza. Quando vedo Leonardo, il suo bambino, quando lo sento parlare, quando sorride, rivedo il suo sorriso ed allora penso che Emiliano, ovunque sia, ci ha consegnato questo meraviglioso dono. Un grande ringraziamento in prima alla mia famiglia, all'amministrazione comunale, alla società dell'Empoli, ad Atos, Eleonora, Alessia e tutta l'Unione Clevis Azzurri, ai Desperados, il gruppo di cui Emiliano faceva parte, alla Croce d'Oro di Limite sull'Arno, agli amici che hanno creduto in noi e ci hanno permesso, con i loro contributi, di fare due donazioni questa sera a Pediatria di Empoli. La nostra famiglia è orgogliosa di tutto questo e fino a che potremo, nel nome di Emiliano, porteremo avanti insieme a questa splendida comunità gli ideali del volersi bene, del rispettarsi, quello che era un po' il suo sogno ed anche il sogno di tutti noi. Concludo semplicemente dicendo grazie a nome di Emiliano. A voi, buonasera a tutti. Grazie a voi. Stasera è una serata bellissima e tristissima allo stesso tempo. È tristissima perché siamo qui a constatare che un ragazzo, un tifoso, non c'è più da un po' di anni, più di 10 ormai. E questa cosa ci fa stare male. È però anche una serata bellissima perché se dopo tutto questo tempo siamo qui a ricordare Emiliano, vuol dire che un po' di lui è rimasto in ciascuno di noi e in ciascuno di voi. Io penso ai ragazzi, agli ultrai, ai Desperados, a quelli che si vedono la domenica a tifare Empoli. È rimasto in chi lo conosceva bene, chi è andato a giro una vita insieme con Emiliano.
gioia, dolore. Non si capisce. In chi lo incontrava tutte le domeniche sugli spazi del Castellano, pronto a sventolare la bandiera e a portare avanti i nostri colori. E quando una persona è capace di stare. E quando una persona è capace di restare nei cuori dei suoi amici vuol dire che è una persona un po' speciale e che durante la sua vita ha saputo farsi voler bene. Per questo stasera è una serata bellissima e ce lo rende bellissima questa serata, questa consapevolezza. Ce la rende bellissima il fatto che nel ricordo di Emiliano Del Rosso il popolo azzurro dei tifosi dell'Empoli si riunisce per stare insieme, stasera come ogni anno. Credo che la perdita di un figlio sia il più grande dolore che un babbo e una mamma possano provare, ma credo che Claudio e Sandra, tutte le volte che gli ultras si riuniscono per ricordare il loro figlio, possano trovare un po' di consolazione al loro grande dolore. È come se Emiliano dal cielo mandasse loro un regalo. Quest'anno l'Empoli ha voluto ricambiare alla grande questo regalo e che ha fatto a Emiliano e a tutti quanti noi tifosi, restando in Serie A e regalandoci una emozione dopo l'altra. Io penso che il più grande tifoso azzurro sarebbe stato contento di vedere la sua squadra salvarsi con tutte queste giornate di anticipo e battersi con le più grandi squadre di Serie A alla pari, a volte vincendo anche e quasi sempre giocando meglio di tutte. Penso anche che sarebbe stato contento di voi che siete una delle più belle tifoserie d'Italia e mi rivolgo sempre ai fantastici ragazzi di Desperados. A volte, anche se io non sono un tipo spirituale, mi piace pensare che Emiliano Del Rosso sia lì con lo spirito da qualche parte in maratona a fare ancora il tifo per l'Empoli insieme a voi. Per questa serata, e concludo, dico grazie a tutti voi per la presenza, per la correttezza che avete allo stadio, per il cuore che mettete dentro il vostro tifo. Dico grazie alle splendide persone del coordinamento NEB per l'attività insostituibile che fanno sul territorio e dico grazie a Claudio, Sandra e di nuovo a tutti voi perché da una cosa così brutta come la perdita di un figlio, fratello o semplicemente amico avete avuto la forza di ricavare una cosa bella come tutta l'attività sociale e benefica che viene fatta nel ricordo di Emiliano Del Rosso e forse è anche così che lui continua a vivere nel cuore di tutti i suoi amici e di tutti i tifosi dell'Empoli. Viva Emiliano, viva l'Empoli! Non importa dire altro di Emiliano, tanto grazie a lui e grazie ai ragazzi come lui che sono della prima Serie A, diciamo, io l'ho detto altre volte, sono ragazzini di 13 anni nella prima Serie A che sono cresciuti e diventati grandi e portato avanti un ideale, quello di tifare per la nostra squadra in modo corretto, ed è vero, perché io l'ho sempre visti di fare e mai offendere gli avversari se non sono stati prima di loro offesi dagli altri, capito? La nostra tifoseria non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita offendere gli avversari durante le partite in modo corretto, voglio dire, sì. Quindi è facile, grazie a loro è facile fare la scuola del tifo, perché altrimenti sarebbe stato ancora più difficile, cioè con una tifoseria così è facile fare tifare per e non contro. E ringrazio loro, questi ragazzi che nella prima Serie A ho visti crescere tutti, quindi Emiliano era uno di quelli che dopo una partita mi telefonava sempre per pensare alla partita dopo, sono ragazzi attaccati alla nostra squadra e si è visto, si stanno vedendo, insomma, si vedono i risultati, quando dicono spesso e volentieri i dirigenti dicono sempre grazie ai tifosi, riusciamo a raggiungere determinati risultati grazie ai tifosi, spesso e volentieri sembra un luogo comune, invece ad Empoli penserei proprio di no, perché noi comunque difendiamo sempre l'Empoli per quello che fa, quando lo fa in modo corretto è chiaro, no? Per quello che fa, e questo è un esempio che ci hanno dato proprio Emiliano e i gruppi, il gruppo Desperados, perché io non voglio dire di Emiliano, ma avete detto tutto. Ma parliamo di questo gruppo che dall'84 portano la bandiera dell'Empoli in tutti gli stadi d'Italia, 83 sbagliato.
portano comunque sempre la bandiera in tutti gli stati d'Italia. Quindi questo è un valore aggiunto che abbiamo ad Empoli e speriamo di continuare così. La scuola del tifo è grazie a questo, l'ho detto. Però ecco, la scuola del tifo con l'aiuto della famiglia del Rosso, perché altrimenti non ci si farebbe, perché è partito con 50 ragazzi, insomma è diventata talmente grande che insomma ieri c'erano più di 700 bambini, l'anno scorso uguale, insomma è una cosa abbastanza grande. Ci supporta in questo l'Empoli dandoci comunque dandoci quello che noi chiediamo. Avete visto, non lo so, ci sono le fotografie, sono stati addirittura a vedere gli spogliatoi, non credo in altre parti d'Italia che possano entrare dentro gli spogliatoi a vedere come sono, cioè ci va la Sky, ma i tifosi ci va Sky purtroppo. Però questi bambini che vanno negli storici, qui c'è la maestra, insomma lo vuol dire, rimangano entusiasti, basta vedere lo scritto lì, maccheroni, altri fiori, lucani, dentro gli spogliatoi vedono queste cose. Sono entusiasti, ecco, questo ci fa felici, ecco. Nel nome di Emiliano e di Desperato si porta avanti questa iniziativa. E poi in nome di loro abbiamo fatto anche, grazie ai ragazzi che portano le maglie, abbiamo fatto delle sottoscrizioni che facciamo, ma stasera qualcuno lo dirà. Grazie a tutti. Io volevo fare una premessa, la mia attività arbitrale ovviamente sportiva mi porta ad essere fuori Empoli sempre, perché non posso arbitrare a Empoli, mi alleno fuori Empoli, partecipo agli eventi e a delle manifestazioni fuori Empoli, fuori dalla Toscana, però vi posso dire che quando vengo invitato a tutti gli eventi nella mia città, io posso dire veramente di essere un empolese doc e posso dire ad alta voce che sono orgoglioso anche di essere, come si dice qua. Quindi quando io vengo invitato e sono presente agli eventi nella mia città, nella mia cittadina, sono doppiamente orgoglioso. Ecco, questa sera penso di poter dire, senza niente togliere a Athos, che mi invita da sempre a questo meraviglioso progetto della scuola del tifo, però stasera essere qua per Emiliano, con la famiglia del Rosso, per la quale io mi sento veramente uno di loro, perché sono veramente delle persone eccezionali. Claudio lo vedo spessissimo, la moglie, Guicciardo. Per me essere qui stasera vale triplo, non doppio. Quindi Emiliano era un ragazzo che tutti hanno descritto un ragazzo buono, un ragazzo eccezionale. Io ho anche un aneddoto, perché io quando ero un bambino, essendo empolese, giocavamo insieme al campino di Piazza San Rocco insieme a Guicciardo, quindi io lo ricordo proprio nella prima età di Emiliano, io ero ancora più piccolino, e quindi so che ragazzo era e che ragazzo è tuttora, quindi lui sarà orgoglioso di tutto quello che state facendo continuamente per lui, perché in questi 11 anni che io credo il suo ricordo sia sempre aumentato e mai diminuito, e questo credo sia un orgoglio per tutti, un orgoglio per lui, un orgoglio per tutta la comunità empolese. Niente, un grande abbraccio alla famiglia, ripeto, perché sono veramente persone splendide alle quali io sono molto, molto legato, e un bacio grande a Emiliano che ci guarda da lassù. Grazie. Premio che si chiama Emiliano del Rosso, ma Emiliano del Rosso trattino scuola del tifo. È un premio che chiamiamo fra di noi il premio Fair Play, cioè è destinato a una persona che si sia segnalata nel corso della stagione sportiva per un episodio particolare che ha dimostrato sensibilità, lealtà, quelle cose che nel calcio purtroppo non vediamo troppo spesso. Ma più di me di questo premio ne parlerà Guicciardo del Rosso, che chiamo qui a illustrarlo e a dire chi l'ha vinto e perché. Prego. Buonasera e grazie a tutti. Allora, come ha detto già Fabrizio, questa è la seconda edizione del premio Fair Play Emiliano del Rosso e diciamo innanzitutto che il giorno 14 di aprile ci siamo trovati con la commissione che appunto stabilisce chi è che vince questo premio, e per questo volevo ringraziare i giornalisti presenti quella sera, che sono stati Biuzzi David, che ho visto qui presente. Eccolo là, grazie David,
Gabriele Guastella, che non c'è, ma farò un applauso anche a lui. Ciao Gabriele, grazie. Daniele Dei, che ho visto anche lui. Tommaso Carmignani, incidente la draga, ma non vedo, però ecco, io ringrazierei anche lui. Insieme abbiamo esaminato gli episodi che ci sembravano degni di nota e ne abbiamo considerati tre. Tre che poi alla fine sono due, perché uno che di cui abbiamo il filmato era fuori. Metti il filmato, vai, vai Alessio. Diciamo. Guardate il gesto che ha fatto. Scontro tra portiere e difensore, porta vuota, butta fuori la palla, insomma mi sembra che è un gesto fair play e bisognerebbe farlo vedere in tutte le scuole calcio, e questo ci viene dalla bassa età della Crotone, è chi ha vinto l'anno scorso il premio. Comunque quest'anno si è ripetuto con questo gesto e mi sembra un portatore sano di fair play. Vorrei un applauso per il suo. Poi abbiamo esaminato Cesare Bertolucci, che gioca nel Poveromo, che è una società di massa. Anche lui ha fatto un bellissimo gesto fair play, un attaccante, azione di gioco, ve la racconto brevemente. L'arbitro fischia rigore su una mischia perché vede una mano che tocca il pallone. Lui dice: guarda, non è stato il difensore, sono stato io, per cui non ci dare rigore perché non è andata così come l'hai vista, e quindi l'arbitro non dà il rigore che precedentemente aveva dato e la partita riprende con una punizione per la squadra avversaria. Partita finita 1-1, e qui si stava solo 1-1. Faremo un applauso a Cesare Bertolucci. Ma ora arriviamo al vincitore di quest'anno, che è Simone Di Grazia, attaccante di Serra Pupagni, che chiamerei qui perché ora le motivazioni dopo vi spiego perché ha vinto Simone. Facciamo un bel applauso. Che ci racconta l'episodio, perché non abbiamo il filmato. Prego. Buonasera a tutti. Niente, durante una partita di gioco, un'azione, correvo insieme al centro di difesa, di rinviarla via, si è alzata la palla e il portiere andava per prenderla. L'arbitro mi aveva dato gol, solo che la palla non era entrata, e mi dette qua a munire e disse all'arbitro che non era nel gol e diede la munizione al portiere. Lui mi dà diretta e andò così. E annullò il gol e la punizione. Qui si stava su 1-1, però. Bene, allora, prende Claudio Del Rosso. Sì, poi di tornare a posto, facciamo ancora un bel applauso. Al prossimo anno, grazie a tutti. Grazie Luciano. Allora cominciamo, ora prima di passare proprio alle premiazioni, alla finale. Quindi già appena venuto ho avuto modo di vedere la grande attenzione che la famiglia, i tifosi dell'Empoli avevano verso i meno fortunati. E oggi con questa donazione per loro fatta c'è l'opportunità con questa sonda di poter utilizzare il reparto nell'emergenza, quando abbiamo il bambino ricoverato e che può essere, che ha una fase acuta e che può essere difficoltoso prenderlo e in pochi minuti portarlo direttamente in radiologia. Quindi abbiamo lì lo strumento per poter intervenire. Quindi questo è un grande regalo che viene fatto dalla famiglia Del Rosso ai bambini che si rivolgono del nostro territorio al nostro ospedale. Il secondo strumento invece è di una grande utilità, perché come sapete esistono bambini poco fortunati che hanno quel quadro clinico che la morte improvvisa in culla è
è una malattia, è un quadro non molto frequente, grazie al cielo, ma colpisce lattanti sani, colpisce bambini in apparente buona salute che all'improvviso si addormentano e poi non si svegliano più. E può succedere anche che avvengano degli episodi simili, e questi episodi simili devono essere indagati in un certo modo per poter impedire che poi avvenga l'evento tragico. E questo strumento ha questa funzionalità, ha questa utilità. Per cui è uno strumento utile perché può individuare qual è il fattore causale che può determinare questo quadro così drammatico. Quindi veramente un ringraziamento di cuore da parte mia, ma da parte anche di tutti i collaboratori, di cui parlerà anche il direttore generale, perché questo è uno strumento che non viene donato a me, ma viene donato alla collettività e quindi ai bambini del territorio che a noi si rivolgono e ai quali noi possiamo dare il meglio della professionalità e delle cure per loro. Volevo anche ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, vedo qui rappresentanti dei calciatori, so che sono già venuti in ospedale in pediatria, quindi non ho avuto modo di incontrarli e vi ringrazio veramente per essere venuti, perché mi hanno detto i bambini che sono stati a contatto con voi, erano veramente gioiosi. So che siete venuti due volte, avete regalato un sorriso, avete regalato un momento di gioia a tutti, e quindi di questo vi ringrazio, come ringrazio tutti coloro che sono vicini al nostro ospedale, alla nostra azienda, alla nostra pediatria, per l'affetto dimostrato, che noi cerchiamo di contraccambiare con quello che noi abbiamo, un sorriso, ma molta professionalità e molta attenzione verso i bambini meno fortunati che hanno bisogno di noi. Grazie di nuovo. Quindi grazie a tutte queste persone per l'impegno che ci hanno messo per il Maccarone, perlomeno per la rappresentanza dei giocatori. Aspetta, vieni Massimo. Grazie. Anche loro hanno contribuito, portando le mani alle serate che abbiamo fatto in cui abbiamo raccolto dei fondi tramite le lotterie. Su Emiliano, e io non l'ho mai sentita, quindi metto gli occhiali per leggere la cosa, la sento insieme a voi per la prima volta. Il cantautore pugliese Ezio Accursio, in arte Ezio, ha composto una canzone proprio per Emiliano, e io intanto ti chiedo come ti è venuta l'idea di scrivere questa canzone. Saluto tutti quanti, buonasera. Come è venuta l'idea? Allora, ringrazio la famiglia Del Rosso per avermi ospitato questa sera. Allora, l'idea è venuta conoscendo Emiliano. Ho avuto modo di conoscere Emiliano nel 2004. Scrissi una canzone e questa canzone parla di Empoli, dell'Empoli. E quindi mi recai nella sede dei Desperados e con la chitarra fece ascoltare la canzone che scrissi all'epoca. Alla fine dell'ascolto si alzò una persona, veniva a me, e io cercavo consenso da parte dei tifosi per sapere se piaceva o meno la canzone per proseguire il lavoro e quindi poter fare appunto l'eventuale registrazione su un CD. Questa persona era Emiliano e mi disse che appunto tutti quanti piacciono questa canzone e mi chiese appunto di poterla registrare. Poi varie vicissitudini di lì a poco, appunto era il 2004, fece sì che la cosa rimase lì. Cosa è successo? È successo che nel corso degli anni ho proseguito a scrivere delle canzoni che sono canzoni, in questo caso, che parlano di sport. Ho avuto modo di fare proseguire questo lavoro e negli ultimi mesi, pensando appunto a varie situazioni, ho avuto modo di mettere
un cantatore può sentire. In questo caso ho avvertito la sensazione di scrivere una cosa ben precisa che parla di un tifoso, in questo caso di Emiliano, che porta il titolo L'azzurro del cielo. Magari ora ascoltiamo la canzone. Che ha ottenuto il 15,77% dei voti e che è Daniele Rugani. Premio inesperato.
Rispecchia in pieno la famiglia e i valori di questa famiglia, ripeto, bellissimi. Il secondo classificato ha il 17,02%, fatto sempre adesso alle elezioni di votazione percentuale. E devo dire che io non decido di dire, ma dico subito il secondo, che poi se tu dici il secondo si sarebbe uscito anche il primo, oppure dico subito il primo, però rispettiamo la storia, quindi partiamo dal secondo, che è Mirko Vandefiore. Premio a tutti, premio a tu spagnolo. Ecco, altro bagnone, segretario dell'Unione Club, Eleonora Buccellelli, si precipiti, prego. Alessia, tutti. Alle fine. Andiamo, alle veloci. Bene. Andiamo, voglio le dosi, andiamo. Quelle giovani. Grazie a tutti, ciao a tutti. Niente, per me è un grandissimo onore ricevere questo premio. Sapete ormai tutti, ormai sono qua da 7 anni, quando sono legato a Empoli, a questa città, è la prima volta che partecipo a questa serata, ringrazio tutti. Non ho avuto la fortuna di poter conoscere gli anni, però come ha detto anche Daniele, abbiamo sentito i discorsi e quindi per noi tanto di cappello appunto per quello che ha fatto per la sua famiglia e per quello che ha fatto soprattutto per questa tifoseria e per questa maestra. Noi niente, cerchiamo di andare in campo per fare felice i tifosi, so che lui era uno di quelli e quindi noi so che daremo sempre il massimo e faremo di tutto appunto per regalarvi sempre delle grandissime gioie. Bravo. La terza volta! Famiglia del Rosso. È la terza volta mai successo, c'era un record di Coralli, l'aveva vinto per 2 volte a fila, Massimo Maccarone, da un altro anno siamo lisce Massimo Maccarone, sì. Basta. Eccoci, in formato più o meno uguale, è stato regalato una cosa tra l'altro bellissima, secondo me, questa rivoluzione in piccolo inserita dentro una cornice, davvero una bella cosa, insomma. Meno male più piccolo, se no mi entrava neanche in casa quest'anno. No, niente che dire, sono contento, emozionato come sempre. Emiliano, essendo il più giovane, mi sa che sono l'unico dei ragazzi che lo conosceva e quindi è un bellissimo ricordo di lui. E poi soprattutto io penso che, come si è detto, rispecchia proprio sia Claudio che Sandra che l'altro figliolo, sono ragazzi veramente che fanno con amore questo progetto. E niente, non si può che volergli bene. E poi per il resto ringrazio comunque tutte le persone che mi hanno votato e tutti i tifosi e sicuramente
spero di riportare questo esempio nei prossimi anni ai ragazzi giovani. Per un paio d'anni io spero ancora di giocare e spero di dare più esempio possibile per i giovani ragazzi. Grazie a tutti.